e della serie A volte tornano, eccoci qua e abbiamo un cambio di pizzaiolo, il forno è rimasto quello, sì, sì, è un forno Moretti e quindi nella fase invernale avevamo apprezzato la pizza di Antonio, celebre pizzaiolo a Menton di Mauro, niente un po' di meno che Cola Greco, ma evidentemente come vedo in Puglia e anche da me in Romagna la pizza deve essere anche croccante, quindi non solo napoletana, morbida, anche perché comunque la pizza si mangia con le mani, si prende spicchi eccetera eccetera, quindi quella croccantezza è arrivata con Davide Galli. Davide Galli e di dove? Io sono di Voghera, però sono stato quasi 30 anni giù a Napoli a lavorare. Ah, sei sì. Comunque del nord? Sono del nord Italia, però poi dopo mi sono trasferito giù perché da piccolino iniziavo a fare pizzaiolo per problemi familiari. Dove? Che mi era molto no, Napoli? Caserta, Napoli. Ah, Caserta è l'epicentro della pizza con Franco Peppe, i Masagnelli, sì. Francesco Marcucci, adesso c'è un uomo numero uno anche napoletano, giustamente, sì. Però diciamo che i grandi sono in provincia di Caserta, sì, insieme veramente alla mozzarella di bufala casertana, grande produzione, quindi bene, bene, bene. La mozzarella di bufala cancerlannone è molto buona. La bufala è buona quasi dappertutto, diciamo, non è che... Sì, dopo c'è chiaramente Battipaglia, sì, c'è la provincia chiaramente di Salerno, e quindi bene, bene, quindi le pizze chiaramente nel frattempo qui al... Gastoff, Durpost, che è praticamente anche un hotel a 3 stelle nel centro di Egna. Sì, molto bello. E quindi B&B, bed and breakfast con pasticceria, eccetera, eccetera. Quindi non solo pizze, anche grandi dolci, è una pasticceria praticamente. Sì, anche, ristorante, bar, pasticceria. Ecco, essere chiari, quindi magari sì, monoprodotto, però quelli, quelli giusti, anche perché alla fine chiaramente... di una pizza non troppo pesante, infatti il nostro chef pizza mi diceva che sono praticamente 245 grammi, ecco, quindi chiaramente te ne fai due, sì, praticamente la pizza, oppure comunque il dessert chiaramente sì, poi perché mangiare la pizza poi dopo essere pieno, non mangiare più un dolce, alzarsi con lo stomaco pieno non è una bella cosa, come dice in Soccoccia, cioè la pizza è uno sfizio, dopo che hai mangiato magari ti fai una pizza e quindi è un po' come un gelato, che tra l'altro qui allo Durpost, il Guest House, in fase estiva abbiamo quindi il bel garden, il bel giardino, quindi nel centro storico appunto di Egna, è assolutamente delizioso, e quindi cosa possiamo dire della tua attività di pizzaiolo? E ho girato un po' dappertutto, soprattutto nel periodo del Covid, sono stato all'estero, sono stato alle Canarie, a Gran Canaria, Playa Inglese a lavorare, poi ho fatto varie stagioni in Austria, in Germania, poi sono stato sull'isola di Ventotene, perché purtroppo per colpa del Covid dove si trovava bisognava accettare e andare, diciamo, perché in Italia era un po' messa abbastanza male. Benvenuto qui. Ringrazio Enzo, il proprietario, che mi ha dato la possibilità di venire qui. E assieme Johnson e Dipoli. Stiamo cercando di costruire un impero. Il maître, lui è ancora il maître, come dire, migliore. Qui dell'Alto Adige, perché la guida Gomio, da quando poi c'è stata l'esplosione del Covid, 2020-2021, ancora non è stata aggiornata. Quindi lui, io lo ritengo un professionista nell'ambito della ristorazione, dei vini e nella ristorazione. Bene, bene, bene. Quindi no, parlaci di qualche pizza a cui sei particolarmente affezionato e quindi hai messo in carta. Adesso per esempio, siccome da poco che sono arrivato, stasera ho messo una pizza quella tradizionale, quella che si fa a Napoli, con il blocco e la salsiccia bianca. Però io sono sempre più sulle pizze tradizionali, diciamo l'impasto per me è acqua e farina, no? Sono un po' contrario a quei impasti di 5 cereali, con impasti così particolari, diciamo. Poi ci può stare, faremo adesso domani la quella con i cornicioni di ricotta, con ricotta salame, piccante e pepe, poi voglio proporre quella con il pesto, mozzarella, noci, perché sei di quelle zone, ecco, quindi non sei lontano, lontano. Quindi giustamente
Ci sono sicuramente... tanti tipi di pizza, basta sapere gli abbinamenti giusti dei gusti, tipo possiamo fare anche mela, gorgonzola, noce e miele, per esempio, bianca, che può essere anche una pizza che è sempre andata, diciamo, con... Vedo che in carta c'è già la quattro formaggi. Quattro formaggi bianca, con poi dopo all'uscita ricotta fresca nel sacco a poche, fredda, con un foglio di basilico, tutte rigorosamente con foglio di basilico fresco e olio d'oliva extravergine che arriva da giù, adesso in Italia. Bene, allora grazie al nuovo pizzaiolo. Ed è stato un piacere del Gasthof Zurpost di Egna. Grazie, arrivederci.